Nel brano che abbiamo appena ascoltato abbiamo avuto la grazia di poter contemplare delle cose bellissime, straordinarie, molto difficile ripercorrerle e meditarle un po' in questi 10, massimo 15 minuti di meditazione da fare davanti al Santissimo Sacramento. Io invito subito a notare un particolare: quando Gesù parla di quel cuore che ha tanto amato il mondo, chiede riparazione per le ingratitudini, riverenze, sacrileggi, freddezze e disprezzi che mi usano in questo sacramento d'amore. Quanto abbiamo meditato durante la messa di oggi, onorare il cuore di Gesù significa onorare l'Eucaristia. C'è un legame inscindibile tra il cuore di Gesù e l'Eucaristia. Ha chiesto Gesù questa ammenda onorevole, la chiama così, proprio da recitarsi il primo venerdì dopo l'ottavo del Corpus Domini, cioè esattamente la festa di oggi e di domani, perché il Corpus Domini, come credo di aver detto nella scorsa settimana, in teoria cade il giovedì dopo la festa della Santissima Trinità. Si celebra la domenica solo per ragioni pastorali, quindi il giorno dopo l'ottava del Corpus Domini è il venerdì, appunto, dopo il Corpus Domini, che sarebbe domani. E le feste, come sappiamo, cominciano questa sera. Noi durante la messa abbiamo recitato esattamente quell'ammenda onorevole che Gesù ha chiesto e per la quale ha promesso, per chi c'era: il mio cuore si dilaterà per effondere con abbondanza le ricchezze del suo amore a tutti coloro che faranno questa ammenda d'onore per riparare gli oltraggi ricevuti, attenzione, durante il periodo in cui è stato esposto sugli altari. Quindi il cuore di Gesù riceve e continua a ricevere nel corso della storia oltraggi per quando sta esposto nel Santissimo Sacramento dell'altare, ma anche, ahimè, per quando, pur non stando esposto, si trova nei tabernacoli. Oggi la percezione e la coscienza che si ha della presenza di Gesù nell'Eucaristia è quasi nulla. Io parlo per esperienza, perché tante volte mi è successo di capitare qui, e quest'anno, insomma, sul consiglio anche di persone più sagge e più sapienti di me, abbiamo ritenuto opportuno, nei momenti in cui si prevedono grossi afflussi turistici, di togliere il Santissimo Sacramento, di metterlo in un posto più sicuro, insomma, per evitare, insomma, che riceva oltraggi su oltraggi, perché io non voglio, insomma, adesso rovinare né a me né a nessuno la festa del Sacro Cuore, ma se ne vedono di tutti i colori, ecco, d'estate ancora di più, ma anche d'inverno, perché la situazione oggi rispetto al 1600 è enormemente precipitata. Purtroppo per molte persone la Chiesa è un museo. Ora, è bello che le chiese siano belle, ed è bello visitare le chiese, ed è bello contemplare le opere d'arte delle chiese, non soltanto per gustare la loro bellezza, perché quelle sono state fatte nelle chiese come gesto di amore verso il Signore, uno. Secondo, come opera d'arte bella, ecco, che ci dà una vaga impressione piccola di quello che sarà il paradiso. Quindi è bene che le chiese siano belle, che siano pulite, ed è bene rimirare la bellezza. Tuttavia bisognerebbe ricordare che sia in chiesa che c'è un padrone di casa, nella chiesa. Più importante di tutte le opere d'arte che qui vediamo, che sono meravigliose, è una grande grazia per voi sermonetani poter avere una cattedrale così bella, per me avere la gioia, il piacere, l'onore di poterla abitare, perché ne sono il custode in quanto parroco, ma la cosa più bella che c'è qui dentro non sono tutte queste meravigliose opere d'arte. La cosa più bella che c'è qui dentro è Gesù, che nel tabernacolo rimane ininterrottamente presente. Io ho sempre tenuto le chiese sempre aperte dalla mattina alla sera, proprio per favorire la visita dei fedeli.
non ho mai chiuso la chiesa all'ora di pranzo, per esempio. Per questo, perché chiunque vuole stare un po' con il suo Signore, dimora nell'Eucaristia, non è uno scherzo, non è un gioco, non è un simbolo, non è un modo di dire, è una cosa reale, può farlo. Ecco. Il problema è che purtroppo quando ci sono le orde che invadono, veramente se ne vedono di tutti i colori, dinanzi ad alcune cose, non, almeno si deve risparmiare qualche ulteriore oltraggio a Gesù Eucaristia, perché abbiamo sentito Gesù in un certo senso, in un certo modo, a noi non conosciuto, però soffre di queste cose, si è lamentato, si è dolcemente lamentato, dopo aver detto: se io almeno ricevessi tanto così d'amore, ma non dico tanto, ma non soltanto rifarei tutto quello che ho fatto, stimerei poco tutto quello che ho fatto, che ne so, tornerei ancora sulla terra, mi farei un altro bagno di dolore, mi farei un altro bagno di passione, se almeno ricevessi un pochino d'amore. E invece niente, indifferenze, ingratitudini, sacrilegi, irriverenze, oltraggi, freddezze, disprezzi. E allora chiede a Santa Margherita le cose tipiche, no, del Sacratissimo Cuore: la comunione riparatrice, da cui è nata la pratica dei primi 9 venerdì del mese consecutivi, no? È la comunione, la confessione e la comunione riparatrice si fanno i primi venerdì del mese. Ciò che significa che uno si confessa e fa la comunione, quindi offre la comunione. Penso che tutti sappiamo che quando facciamo la comunione noi possiamo e dobbiamo offrire la comunione per qualche intenzione. Può essere: offro la comunione in suffragio, questo è ciò che si fa ordinariamente, dell'anima di un defunto. Ma il primo venerdì no, questa comunione, quindi questo stesso cuore di Gesù pulsante e vivo che ho ricevuto in me, lo offro a lui stesso in riparazione di tutte quante le offese commesse contro di lui. Questa è la comunione riparatrice. Faccio questa confessione, faccio questo gesto di umiltà ogni volta che noi ci confessiamo. Il sacramento della confessione è il sacramento dell'umiltà, certamente per le persone che commettono i peccati gravi è necessario, perché serve a ritrovare la grazia di Dio perduta, ma la Chiesa ha sempre raccomandato la confessione frequente anche a chi non ha l'anima presumibilmente fuori della grazia, quindi che non ha offeso gravemente il Signore. Perché? Perché è un gesto che ci fa sempre molto bene, è sempre un grande atto di umiltà e si riceve sempre la grazia sacramentale. Ecco, in questo primo venerdì del mese, quindi già se uno facesse sempre i primi venerdì del mese imparerebbe a fare una cosa che la Chiesa ha sempre raccomandato, ecco, la confessione frequente, il cui primo step è arrivare a farlo una volta al mese, almeno una volta al mese, se uno si abitua, e offrire questa cosa per riparare le offese commesse contro il Sacratissimo Cuore di Gesù. Oppure il prossimo sabato sarà la festa del Cuore Immacolato di Maria, dopodomani a Fatima la Madonna chiese, come dire, il complemento dei primi 9 venerdì del mese, che sono i primi 5 sabati. Lo stesso la comunione riparatrice, la confessione riparatrice, e poi lei ha chiesto anche il rosario e i 15 minuti di meditazione sui misteri del rosario, che sono le cose tipicamente mariane, e riparazione delle speculari identiche offese commesse contro il suo cuore immacolato, perché le offese commesse contro il cuore di Gesù sono ipso facto, quindi per ciò stesso, anche offese al cuore immacolato di Maria. Siamo andati a fare una meditazione un pochino a ritroso. La prima parte, il primo scritto, quello del luglio del 1674, ci ricorda come Gesù appunto si è presentato in un momento, attenzione, di raccoglimento profondo, di raccoglimento straordinario. Tra poco ci sarà il silenzio. Se il Signore a qualcuno donerà il raccoglimento straordinario, prendiamocelo e godiamocelo. Ecco, noi cercheremo di stare il più raccolti possibile, perché possiamo provarci per quanto possiamo per entrare appunto in preghiera profonda, perché davanti a Gesù Eucaristia sono i momenti in cui il Signore
concede le più grandi grazie. E in questa circostanza si è presentato glorioso, quindi sfolgorante di gloria, ma con le cinque piaghe sfolgoranti come cinque sole. E la piaga da cui il sole sfolgorava più di tutte era la piaga del costato, la piaga del cuore. Ecco, questo ci ricorda anzitutto che il corpo glorioso di Gesù ha voluto mantenere le cinque piaghe, perché sono l'attestato del suo amore verso di noi. E la piaga più grande di tutte è il cuore, perché, come diceva San Tommaso, e concludiamo così queste brevi considerazioni, Gesù ha sofferto enormemente, certamente. Noi non possiamo concepire le sofferenze totali e integrali sofferte dal Figlio di Dio per la nostra salvezza. Possiamo stare le ore a pensare alla sua passione, a pensare all'agonia spirituale nell'orto del Getsemani. Possiamo non solo le ore, possiamo passarci i giorni, le settimane, i mesi, gli anni. Senza una rivelazione particolare non arriveremo mai a penetrare quanto ha sofferto. Ma più grande ancora del quanto ha sofferto è il come Gesù ha sofferto e perché Gesù ha sofferto. Come Gesù ha sofferto? Con un amore infinito, con un'adesione infinita alla volontà del Padre, con un amore immenso per noi, desiderando con tutto se stesso che tutto quello che stava soffrendo giovasse alla nostra salvezza, non andasse sprecato. Rifarebbe tutto quello che ha fatto e farebbe, se fosse possibile, ma non è possibile, anche più di quello che ha fatto, se bastasse soltanto a salvare una sola anima in più. Ecco, questo è per questo che la piaga del suo cuore sfolgorava di più, perché le piaghe delle mani e dei piedi sono la rappresentazione tremenda, ecco, del supplizio della croce, ma quella del cuore, ecco, quella che gli è stata aperta dopo che era morto, non ha fatto male al suo fisico, alla sua natura umana, ma ci ha mostrato cosa c'era dietro tutto quello che Gesù ha sofferto per noi, ossia quel mistero di amore infinito, ecco, che noi adesso adoriamo nel silenzio della nostra preghiera, chiedendo al Signore che ce ne faccia percepire un po', e come meditavamo nella Santa Messa, ce lo faccia conoscere meglio, comprendere meglio e ricambiare come possiamo, ma con tutto noi stessi, anche per coloro che non lo riconoscono, non lo vogliono, non lo accolgono e non lo amano.